Buonasera, buonasera, bentornati dal Palattac di Cassano Magnago. Siamo pronti a gustarci questo anticipo della quinta giornata. Lo sapete, Brixen sarà impegnato. C'è stato. Buonasera, intanto mi introduco, ma c'è stato un frizz. Chi è stato? Il tecnico del suono. Il tecnico del suono. Va bene, vai pure avanti. Dicevamo, ci sono, Brixen sarà impegnato in turni di Coppa Europea, quindi anticipa la quinta giornata che si sarebbe dovuta svolgere fra due sabati, e quindi questa sera qua avremo il gradito spettacolo di ospitare le campionesse d'Italia, tutti concentrati su di noi, non ci sono altre partite, siamo solo noi, ascoltano tutti noi e siamo pronti ad offrirvi questo spettacolo. Ovviamente le padrone di casa di Cassano Magnago in classica tenuta amaranto e pronte già le squadre ad entrare in campo agli ordini degli arbitri Rim e Plotger, coadiuvati dal commissario Fabian Batter al tavolo, e dicevamo pronto anche Brixen in maglietta e pantaloncini azzurri. Novità di quest'anno, sempre giocato con divisa verde, però credo che ci sia un anniversario della società di Brixen, che credo sia una polisportiva, quindi i loro colori della questa polisportiva, siamo del capitolo, siano l'azzurro e il bianco, quindi per festeggiare questo 50° divisa azzurra per i Brixen in questa stagione. E si comincia, eccoci qua, intanto buonasera anche da parte mia, le squadre entrano in campo in questo istante, scambio di saluti con i direttori di gara e poi ovviamente le giocatrici partono con battersi il 5 per poi andare a salutare le panchine. Insomma, questo è il rito classico di inizio delle partite di pallamano. Intanto le ragazze che vanno a salutare le compagne che non sono in campo per vari motivi, e dunque giustamente vanno a coinvolgere anche loro, visto che insomma si allenano e fanno parte della squadra. Intanto Brixen va con l'urlo di battaglia e Cassano completa il saluto di inizio gara e a breve anche per loro l'urlo di battaglia. Insomma, direi tutto pronto, tutto qui pronto. Gli altri alla Palattac li abbiamo salutati, citiamo i due allenatori, vale a dire Salvatore Onelli per Cassano e Uber Nosting per l'SSV Brixen, e ovviamente salutiamo anche tutta la squadra tecnica che vi permette quest'oggi di seguire questa partita, vale a dire Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi alla console tecnica e chi vi parla è Luca Basile insieme a Cristiano Baggio. Buonasera. So per dire Cassio Petro, forse sì, il nostro Cassio tornerà sabato quando mi sostituirà, perché sabato prossimo abbiamo qui sempre la femminile contro il Casagrande, ma io ho un impegno, quindi sabato prossimo non ci sarò. Doppio turno per la femminile, non doppio turno per te, perché hai invece in questo caso toccherà a Cristiano il doppio turno, credo che. Non so perché, ma mi offro volontario. Volontario, ci tenevo. Probabilmente la farai te insieme al buon Cassio. Bene. Allora, visto che comunque questo è un anticipo, non vi sto a leggere le altre partite della giornata perché non ci sono, vi leggo velocemente però la classifica che vede la Yomi Salerno condurre con 6 punti a punteggio pieno. Puntigna, Brixen, Erice, Casalgrande, Tusce Prato 4. Cellini Padova 3, Cassano Mestrino e Ferrara 2, Mezzo Corona 1, Teramo 0, diciamo Brixen campioni uscenti, però vengono da una sconfitta sabato scorso proprio a Casalgrande, quindi avranno voglia di rivalsa e vedremo come affronteranno questo match. Intanto è proprio Brixen a metà campo pronto per dare inizio al confronto, tutto è pronto ed ecco che inizia così il match. Primo attacco per i Brixen che schiera Muratovic centrale, Put e credo sia Giorgio Di Pietro terzini, sulle ali Sara Ibner a destra e ovviamente Gianda Babbo a sinistra, pivot Violetta Vegni, in porta Lucchin. Poi vedremo come risponde Cassano, che comunque Bertolino tra i pali, e poi vedremo lo schieramento delle giocatrici in attacco. E comincia intanto l'azione d'attacco del Brixen con giro di palla, passaggio per ruba palla Barbosu, molto attenta Barbosu. Cassano ovviamente con Barbosu in centro, con Bianchi e Ferrazzi due terzini, subito Bianca Barbosu in rete. Bel cambio di direzione, va convinta, supera il difensore diretto, insacca
alle spalle del portiere, ma subito è pronta la reazione del Brixen, che va a segnare con la numero 17 Di Pietro. Ancora Bianca, Verrazzi, Cobianchi, viene deviata la palla, però chiedeva una palla per Brixen la giocatrice. Poi completiamo il russo per il caso, abbiamo detto Barboso centrale, Ferrazzi e Cobianchi terzini, sulle ali abbiamo Gozzi e Zanellini, pivot Montoli in porta, abbiamo detto Bertolino. Ferrazzi in doppio appoggio, tira non forte ma decisamente precisa in alto alla sinistra del portiere, va, ma è una soluzione put. Una soluzione continua di reti, una dietro l'altra, le difese pare debbano ancora in qualche modo registrare. Le fasi pochino di studio sono state molto corte, le squadre si affrontano subito a viso aperto. Allora di nuovo in attacco Cassano magari attacca un po' più manovrato, invece per il Brixen abbiamo visto praticamente non due rimesse veloci ma due attacchi dove hanno portato le giocatrici con due passaggi dopo la ripresa da centrocampo. Arriva Ferrazzi al centro, cambio di mano, Bianca si infila nella difesa in maniera anche piuttosto, come dire, semplice. Le maglie della difesa del Brixen non hanno chiuso, ma devo dire che da entrambe le parti per il momento la difesa deve ancora farsi sentire. Vediamo nel proseguo se poi diventerà un po' più arcigna. Cassano che difende in 6-0. Questa volta sono riuscito a fermare la prima ondata. Adesso vediamo, palla già da Babbo. Palo che prende un palo, aveva superato Bertolino, gli ha lasciato il secondo e palo pieno, poi l'angolo di rimbalzo ha portato la palla in palo laterale. Bianca ancora, va ancora con il cambio di direzione a liberare Ferrazzi, arriva la palla a Gozzi in qualche modo, che la sacca, ce la fa, alza il braccio soddisfatta della propria iniziativa personale. Intanto subito Babbo in attacco, Muratovic bellissimo da fuori. Tiro da fuori a incrociare sul primo palo, bel tiro. La Montenegrina, nuovo acquisto per il Brixen in questa stagione. Bello il tiro, bella l'esecuzione, sorprende il portiere del Cassano, Nila, nulla può. Quindi 4-3 il punteggio, Cassano su di uno, ma è appena cominciata la partita. Tanto Cassano che attacca con Bianca al centro, scambia con Cobianchi, Ferrazzi arriva al centro, ancora Bianca, ancora Ferrazzi. Lunga manovra del Cassano, taglia doppio pivot Gozzi, andiamo... come si assesta la difesa, prova a cercare il varco Barboso, ma... brava, sembrava essere stata brava a prendere uno sfondo, ma invece non è dello stesso avviso. 9 metri, quindi si è difesa molto bene Brixen in questa azione. Eccolo qua il passivo quindi... intanto viene esclusa Ferrazzi, sì, dal giro di palla. Bianca prova a forzare, ma interessante questa tattica, perché sulla chiamata di passivo c'è stata subito una marcatura uomo. Ferrazzi alto, non viene confermata, prova Ferrazzi ad andare al tiro, ma palla che si perde oltre la traversa. Può ripartire Brixen alla ricerca del pari di Pietro. Put uno contro uno, tentativo di scarico al pivot, poi la palla arriva a Babbo. Sì, c'è stata una serie di situazioni strane, perché la palla non è riuscita a intercettare, è arrivata dall'altra parte, è andata, aveva anche parecchio angolo, però la palla va a finire nella traversa e finisce. Segnaliamo due errori consecutivi già da Babbo, non capita spesso di vedere sbagliare due tiri. Infatti, raro, attenzione, guardala. Subito, ti ha sentito. Colta nel vivo, poi ha tentato di... Perché non è andata più avanti assicurandosi? Era un po' fuori porta Bertolino, ha tentato di sorprendere, ma è riuscita l'estremo difensore a rientrare in tempo. Come dicevamo, già da Babbo ha rubato una palla con ottima lettura del giro di palla cassanese, però poi non ha concretizzato. Si ritorna a giocare con Cassano che attacca, Ferrazzi al centro che manovra, esce Montoli, riceve, scambia con Cobianchi, Bianca forza al centro, prova il passaggio all'ala, intercetta Babbo, ma è fallo 9 metri per il direttore di gara. Servizio per Ferrazzi, doppio appoggio, ancora un tiro molto preciso, non sufficientemente però per entrare in porta, e la risposta è immediata con tiro sotto la traversa da parte del
giocatrice numero 12. Dalla destra mancina, infatti tiro con il mancino di Sara Ibner, capitano anche del... Qui forse c'era un'invenzione eccessiva che si trasforma in un contropiede tirato alto dai 6 metri sopra la traversa. Insomma, sembra davvero che in generale si debba un attimino ancora registrare. Sì, Blixen sta cercando la velocità, però per ora qualche errorino di troppo al tiro, sì, un paio di interventi anche di Bertolino, ma 2-3 palloni proprio scagliati oltre i pali della porta difesa Danila, quindi qualcosa da registrare per le giocatrici di Nessing. Totale parità 4-4, 6 minuti e 34 secondi del primo tempo. Cassano che attacca, intanto va l'arbitro a redarguire al numero 17 del Brixen Di Pietro. Riprende, è avvisata, sì. Donna avvisata. Gozzi per via centrali, Cobianchi, Cobianchi si va a guadagnare. Sembrava si fosse andata a stampare, invece viene fermata in modo irregolare perché il difensore era in area e di conseguenza... Tiro dai 7 metri, sì, concesso. Non sembrava esserci lo spazio perché nel frattempo c'era anche Gozzi in quella posizione, quindi c'era un po' di mischiamento, ma alla fine gol. Guadagna una difesa in area, quindi dai 7 metri si riporta in avanti Cassano con Cobianchi. 5-4 il punteggio, torna Brixen in attacco, cominciano a organizzarsi le ragazze in maglia blu. In questa inedita maglia blu, sì, tipicamente verde. Cambio di posto, Put in mezzo, viene servita adesso, cerca l'uno contro uno, scarica, però la palla è troppo alta per Muratovic che stava già partendo in penetrazione. Palla ancora, una palla persa da Brixen. Bianca Ferrazzi, no, ferma tutto, poi perde, dice, no, perde no, l'abbrivio per la seconda fase, quindi aspetta. Riposizioniamoci, giochiamo con calma. Cassano che comunque ha una rete di vantaggio, quindi non ha necessità di spingere eccessivamente, se c'è possibilità bene, altrimenti ci ragioniamo su. Ancora pivot che esce, riceve Cobianchi, scambio con Ferrazzi, torna Cobianchi, si accentra, passaggio per c'è Bianca, il barco per Barbosu, allarga il braccio, attenzione perché c'è stata una spinta in volo nei confronti di Bianca Barbosu e quindi combinata una punizione di 2 minuti alla numero 12 del Brixen, Ilber Sara. Quindi prima esclusione temporanea del match a carico del Brixen, proprio con il suo capitano Sara Ibner. Ed ora subito che viene chiamata Lukin in panchina da coach Nessing, perché il Brixen giocherà con l'extra player, quindi 6 giocatrici di movimento ma porta sguarnita. Questo è un messaggio per le giocatrici amaranto, dovessero recuperare palla, potrebbero tentare il tiro porta vuota. 6-4 il punteggio, Brixen che attacca, sono in extra player appunto, dunque Cassano che può approfittarne, ma intanto vediamo Brixen cosa riesce a organizzare. Finta, incrocio, anche in questo caso va a preparare per Babbo, ma non se la sente, per cui palla che torna indietro, ha capito tutto Gozzi. Scatta comunque il contropiede, tornano veloci le ragazze del Brixen, passaggio per Montoli, ma c'è tra i pali. Si fa respingere il tiro da Lukin, che nel frattempo era rientrata a difendere la propria porta e segna una prima parata importante di questa partita. Ovviamente Lukin portiere anche nel giro della nazionale, quindi non lo scopriamo certo adesso il valore di... sono due. L'estremo difensore altoatesino. E sono due parate. Bello lo schema che va a liberare Gozzi con un bel angolo di tiro, ma ancora una volta è il portiere della Brixen che dice no. Quindi tre tiri, quattro forse, tre sicuri uno dietro l'altro. Quindi ottima prestazione che consente a Brixen di ripresentarsi nuovamente in attacco, ancora sul 6-4. Ancora 30 secondi di inferiorità numerica per chi attacca, ancora extra player. Muratovic, put, brava, finta, poi si presenta sui 6. Però passi. Di passi viene chiamata. Cassano che riparte. Allarga le braccia, put, e dice non era convinta. Sono convinta di questa cosa. Però fisco della coppia arbitrale molto deciso. Quindi bene la difesa che si chiude. Bianca intanto finta
cosa si è inventata, però urla e cade a terra, ha battuto cadendo, ha urlato e si al momento insomma sembra essersi fatta male. Vediamo. Castano che proprio sullo scadere della superiorità numerica trova il settima rete che equivale anche al massimo vantaggio, più 3, prova la fuga il Castano. E credo due che ci sia intanto, due minuti a carico sì. di Putt. Numero 20, Putt. Prende quindi due minuti. Dunque, eh sì, era appena rientrata Sarajevo, quindi Bickens si ritroverà a giocare 4 minuti consecutivi in superiorità numerica e proprio in questa fase Castano tenta la fuga. Vediamo se riuscirà a approfittarne Coccinelli ad scavare un solco ancora più ampio. Non è convinto Nossing, sta si tiene la non protestando, ma sta chiedendo chiarimenti alla coppia arbitrale. Non era convinto da questa chiamata. Ricordiamo Rim e Plotiger, i due arbitri di questo incontro. Si ritorna dunque a giocare 10 minuti e 26 secondi del primo tempo. 7 a 4 il punteggio. Si torna, intanto riparte Brixen. Sempre in extraperia Brixen, vediamo, intanto c'è stata una variazione perché col numero 22 è entrato nella posizione di alla destra, cioè di terzino destro, Nelly Habiker, Di Pietro spostato in mezzo. E quindi Muratovic a terzino sinistro, ovviamente con Putt poi due minuti, bisogna ridisegnare la batteria. Attenzione, brava, veloce, brava Babbo ad approfittare, ma soprattutto brava la compagna a vedere lo spazio per fare per consentire l'inserimento a Babbo che va, segna la rete numero 5 per conto del Brixen, 7 a 5. Sblocca punteggio per Brixen che non segnava da qualche minuto. Una delle sue giocatrici più rappresentative, vuol dire Giada Babbo. Ora prova ancora Barboso che sembra essersi ripresa dal leggero infortunio precedente. Questo ci fa piacere, a prescindere. Ferrazzi, bello, uno contro uno. Molto bello questa esecuzione personale di Sofia Ferrazzi che va quindi a segnare la rete numero 8. Hanno sempre tre le reti di vantaggio. Ancora 45 secondi di inferiorità numerica per Brixen che attacca. Sempre con intanto, Di Pietro in posizione centrale. Intanto abbiamo Muratovic che ancora si sta lamentando del mancato sfondo segnalato dall'arbitro nella precedente azione, era convinta che tale fosse. Risale Babbo, poi torna alla sua posizione. Attenzione a Piot che si muove, spezza la difesa, la palla che deve arrivare alla stessa Babbo. C'è un disturbo su Muratovic che manda la palla in fallo laterale. Non è fallo per la coppia arbitrale, riprende Cassano. Nulla di fatto, momento favorevole per il Cassano che deve approfittarne chiaramente. Ancora qualche istante di superiorità numerica, vediamo se arriva la conclusione. Gozzi che è più disturbata, infila disturbata, sì, una parabola precisa in pallonetto e va a superare ancora Francesca Lucchin, più 4. Va dentro veloce con foga. E scaglia in modo letterale la palla, modello Muratovic, modello un po' sassata dalle frustrazioni per i mancati fischi arbitrali. A questo punto adesso ci penso io, se devo tirare tiro senza problemi. 9 a 6, butta la palla in fondo al sacco. Bisogna stare attenti perché Brixen comunque ha queste accelerazioni sul gol subito, già 3 reti in questo modo sulle 6 totali, quindi sicuramente una cosa da tenere presente. Anche quando si segna bisogna ritornare più velocemente possibile, soprattutto piazzarsi immediatamente nelle giuste posizioni. Vic ha dimostrato di saper colpire sulla rimessa dal centro. Cobianchi, Barboso, uno contro uno, scarico per Gozzi, anche lei prova a presentarsi sul linea di tiro ma viene fermata. Viene fermata prima, quindi corretta l'indicazione arbitrale, 9 metri. Passivo, attenzione. Oh! Palla Montoli che sì, si guadagna 7 sì. metri. Ma non ho capito. Non ho capito se è passaggio Montoli o Gloria che ha rubato palla. Ma secondo me l'ha rubata. Era passaggio per Michela, mi sa che Gloria l'ha rubata. Se l'è trovata lì davanti, se l'è presa, si è girata anche in maniera lesta, ma sorprendendo sotto la difesa e Putt non ha potuto fare a meno di provocare il tiro dei 7 metri. E intanto è parata. Che però viene neutralizzato da Lucchin. 9 a 6.
e parata anche per Bertolino, si mantiene più 3 Cassano. Attenzione, ingenuità questa, sì, brava Babbo, sempre attenta, passaggio non calcolato, poco concentrato, e quindi regaliamo non una ci rete. Si possono permettere questi passaggi così a soprattutto nella zona dove c'è Babbo, che è rapidissima, quindi stavo cercando di dire proprio quello. Va bene. Dove c'è già da Babbo la palla è meglio tenerla un po' lontana. Va bene, nulla di che, andiamo avanti. È bello, Però ispirata Sofia Ferrazzi quest'oggi. Sofia on fire stasera, sta segnando con una certa regolarità, e anche Babbo però risponde, anche Babbo, archiviati i due errori sui primi due tiri, poi è diventata come al suo solito un cecchino, ogni possesso un gol. Questa, in questo caso Muratovic prende sfondo in maniera direi da manuale. Gloria. 10-8, accorcia un po' le distanze Brixen, ha superato il momento peggiore, ha evitato la fuga del Cassano che è arrivata anche a più 4. 10-8, siamo lì, tanto è passato metà del primo tempo da 27 secondi. Partita che non è velocissima, ma offre delle fiammate improvvise, poi periodi più tranquilli. Adesso parte Babbo, uno contro uno, poi scarica ancora Put, sola Soletta, brava, tocca Nila. Bertolino, poi va a recuperare la palla bianca prima che esca dal campo, quindi può ripartire Cassano. Ferrazzi si invola in velocità, Barboso uno contro uno, ancora Ferrazzi, ruba palla, no, la recupera Ferrazzi, la palla di Bagozzi. Comunque sai, posso dirti, brave, la palla continua a girare, brave le ragazze del Cassano... In attacco stanno veramente, veramente giocando bene dal mio punto di vista, perché la palla non è mai ferma, è un continuo girare da una parte all'altra, e questo ovviamente offre... Ancora una palla recuperata da Gozzi e Barboso in collaborazione. Offre maggiore opportunità. Comunque, palla recuperata, dunque ci si ripresenta sull'11-8. Sì, diciamo Bixen ha cambiato molto giocatrice rispetto all'anno scorso, quindi poi lo chiederemo anche a Nossinger nell'intervista. Credo che questi passaggi sbagliati più numerosi del Bixen sono anche dovuti al fatto che le ragazze stanno man mano cercando il giusto affiatamento fra di loro. Ora tiro alto di Ferrazzi, ma era anche disturbata, quindi... Intanto c'è primo time out chiamato proprio dalla panchina del Cassano. Nonostante il buon avvio del match, vuole aggiungere indicazioni Coccinelli. Vediamo che soluzione tattica adotterà. E ne approfitta ovviamente lo stesso Nossing invece per registrare qualcosa che non gli è piaciuto fino a questo momento nel gioco espresso dalle sue ragazze. E dunque momento per ragionare, tanto 11-8 il punteggio, ricordiamo ormai più o meno 13 minuti al termine del primo tempo, poi pausa, tanto anche i portieri si scambiano impressioni su questa prima fase di gioco. Si ritorna in campo. 11-8 punteggio, Cassano che attacca, quindi ancora possibilità del più 4. Tanto vedo una Lisa Ponti, vedo una Zanellini. Sì, qualche cambio, quindi Lisa Ponti probabilmente per Michela Cobianchi, mi sembra, non vediamo più il capitano Amaranto. Rimane dentro Gloria Montoli, rimane dentro Bianca Barboso. Sì, quindi Lisa Ponti nel ruolo di terzino destro al posto di Cobianchi, quindi non c'è cambio tattico, solo cambio di giocatrici. Barboso, Ponti, poi ovviamente si può girare con Ferrazzi, che Ponti è più centrale che non terzino, chiaramente, però. 9 metri, tanto da indicazione Lisa Ponti, chiede posizionamento, doppio pivot per Cassano. Dunque era questa la chiamata. Oh! Pisco di fortuna perché... Allora, il tiro non era proprio in doppio appoggio perché era ormai il corpo era girato, però... rischiava di entrare, no, anche soprattutto per... colpito attraverso, poi è andato un po' sulla spalla di Francesca Lucchin, che però è riuscita a gestire il pallone prima che lo stesso varcasse linea di porta. Si ritorna a giocare ancora con
Brixen che attacca dopo aver battuto i 9 metri concessi dal direttore di gara. Tanto da indicazione Onelli alla difesa. Si cambia di posto Put Muratovic con la Montenegrina che si sposta a terzino sinistro momentaneamente a cercare nuovi spazi, già da Babbo, ma chiude bene Zanellini. Ancora Babbo alla Put, chiude bene a difesa del Cassano, però stanno difendendo bene le ragazze di Onelli, bisogna essere onesti. Sì. Vabbè, stanno piacendo sia in attacco che in difesa. Bravo, infatti era quello che volevo dire, effettivamente il punteggio è così, anche perché davvero stasera le ragazze stanno facendo bene sia in fase difensiva che in fase offensiva. Intanto arriva suggerimento per Babbo che ritorna palla a Put. Doppio appoggio, mi viene deviata in stoppata, rimessa dal fondo da Ferrazzi che si è messa, ha cercato il palo lungo dove probabilmente Bertolino sarebbe intanto, arrivata. Attenzione, bella invenzione risolve di tutto Muratovic. Muratovic, giocatrice arrivata quest'anno al campionato italiano, la stiamo scoprendo e ci sta facendo divertire. Non si capiscono. Palla persa in attacco da Cassano, intanto Monti può partire Bianchi. Proprio Muratovic che lancia per Babbo, ma ha capito tutto Barbosu e va a intercettare palla. Brava Bianca a intercettare il pallone, dunque nulla di fatto, si torna in difesa per i Brixen 11-9, il punteggio comunque partita aperta, anche se Cassano finora in vantaggio, ma le due reti di vantaggio non sono effimere, molto effimere. Siamo molto lontani dal break even, voglia. È proprio tantissimo. Tanto è entrata anche Eva Broggi per il Cassano, non solo è entrata anche nella difesa ed è entrata anche subito. Primo possesso palla per Eva e rigore guadagnato. Ora vediamo, sarà proprio Lisa Ponti dopo l'errore precedente di Michela dalla linea dei 7 metri a incaricarsi. Seconda opportunità, va, prende il palo, cioè deviata dal portiere, prende il palo, ritorna nelle mani di Lisa Ponti che si ripresenta sui 6 metri, quindi con un metro di vantaggio rispetto a prima. Intanto va Babbo, ma viene fischiato il fallo, c'è lamentazione da parte della panchina perché volevano che fosse concesso il gol piuttosto che i 9 metri. E intanto sfondamento attacco, comunque ha realizzato punti, però segniamo giustamente, parata da rigore per Lucchini perché il primo tiro l'aveva neutralizzato, quindi a referto lo mettiamo. Eva Broggi per Ponti, ferma tutto. Bianca dice no, aspetta un attimo che ci organizziamo, predisponiamoci per uno schema, ed eccolo qualche parte, andato cambio di posto, arriva e va al centro Bianca, ancora fraseggiano le due, parte in questo momento, non, mi sa che non si sono capite granché bene, fatto sta oggi la palla arriva a punti, no, non arriva Gozzi, si perde, no, voleva essere una sorta di retropassaggio, sì, un passaggio non look, ma finisce fuori, nulla può Gozzi, quindi si ritorna nella difesa del Cassano. Cercava lo sfondo, ma poi ci mette una pezza Bertolino neutralizzando il tiro, però la respinta in fallo laterale, quindi rimane in attacco Brixen. Sembrava ben eseguito da parte di Gozzi perché era ferma sui 6 metri, ma non è stato dallo stesso avviso il direttore di gara, evidentemente ha ravvisato una, o ha avuto sicuramente una diversa interpretazione. Dunque si riparte ancora con Brixen che attacca. Siamo 21esimo minuto. Bello, risolve bello, ancora Muratovic, Muratovic. Si sta mettendo in mostra Muratovic, sì. Non la stiamo scoprendo adesso, però finora diciamo che la giocatrice è sicuramente di altissimo livello. Torna indietro intanto Lisa, dice meglio ancora una volta fermarci a ragionare sul 22esimo minuto, 12-10 il punteggio a favore di Cassano, squadra di casa. Tanto cambiano posto Bianca e Eva. Ora Bianca ritorna al suo posto, Eva cambia con Gozzi. È tutta una serie di incroci al punto tale che a un certo punto la difesa è ben chiusa, non si trovano varchi, deve lottare incredibile Montoli. Gloria che va a prendersi la palla perché non gli era arrivata, ma se la conquista. Sta lottando Gloria, attenzione perché tanto c'era chiamata di passivo, un passaggio. Ui. Viene fermata Bianca. Credo che si andrà alla preparano soluzione per finale Eva. Per Eva. E traversa tirone. Piena. Tirone prende la traversa, finisce dietro
Dovrà fermare il tempo, forse, perché da lì non si passa. Poteva tentare qualcosa di diverso, perché i passaggi erano uno, al massimo due, quindi almeno altri due passaggi c'erano, si poteva inventare qualcos'altro che non mandare Eva a tirare, però chiaramente aveva di fronte tutto il muro avversario. Intanto... traiettoria non semplice, infatti la palla si stampa sulla traversa. Intanto la palla, essendo andata nella zona retrostante la porta e la rete di protezione, credo che alla fine sia stata un po' sporcata dalla polvere, quindi si sta tentando di ripulire. E intanto alla fine non ho capito se stanno usando il secondo pallone, sono riuscito a recuperare il primo, no, pulito, sono però a insomma... cioè è recuperato, ma è quello che è stato messo al tavolo. Sì, diciamo, sembrava il gioco pronto a ripartire con il pallone originale, però alla fine si è optato per seconda palla, che però nel frattempo è stata anche impecciata abbondantemente. Intanto Cassano che è passato in 5-1 con Eva, sì, in posizione avanzata. Cambio del modulo difensivo per le Amaranto. Viene chiamata la difesa dal pubblico cassanese. Attenzione ancora Murato, ha capito però, tutto lì là, però coperto bene la difesa, poter tirare sul primo palo. Dov'è? Arriva la palla Montoli che non la domina, ma ci pensa Zanellini. Sbuca da nulla della telecamera Zanellini. E alla fine nessuno è andato ad aiutare, l'avversario non l'ha toccata. Brava, perché non ha toccato, quindi ha solo evitato il passaggio e... E poi Nila, brava Eva. Di Nila, e poi Eva con un gesto atletico, ma difesa completamente ferma. C'è stato un tiro di numero 19. Tanto rientrata Violetta Vegni, completamente sola, indisturbata, e solo una grande parata di Nila ha impedito a Bixen di portarsi a meno 1. E Bixen comunque è sempre lì, non demordono. Va Giulia e si guadagna un tiro dai 7 metri. Cambio del portiere per Brixen. Quindi proverà a opporsi Bettina Gruber e vediamo per il Cassano. Si ripresenta Lisa, nonostante l'errore precedente, sarà ancora lei a incaricarsi del tiro dai 7 metri. Se lo fa parare, poi sulla respinta è la più lesta, è una sembrava l'avesse recuperata Eva Brogi, e invece sarebbe stato interessante, perché due tiri recuperati, e invece... terzo errore dal dischetto, che poi in realtà è una linea, sì, per il Cassano. È il passaggio fuori misura. Diciamo era un malessere dello scorso anno, quello dei rigori sbagliati, che in queste prime giornate sembrava essere stato risolto con medie buone, però invece quest'oggi siamo già al terzo errore su 4 tiri. L'occasione precedente era riuscito a recuperare la respinta e insaccare, però invece in questo caso palla Bisc, poi si è chiuso con uno lì fatto per la sua fortuna, quindi si ritorna in attacco sempre sul 10-12 in favore del Cassano. E litiga con la palla, sarà passivo sicuramente. Ecco qua, 1 Lisa, intanto da istruzioni, secondo passaggio per Boggi che può arrivare al tiro, poi scarica per Zanellini, l'angolo era stretto, molto chiuso, molto stretto, ancora nulla di fatto, non si segna da un po', no, infatti. Attenzione, perché e c'è il time out chiamato da Nessing questa volta, e quindi le sue ragazze sono sempre lì, sono in difficoltà, però sono solo a 2 reti, e quindi proverà lo slancio finale in chiusura di tempo. Siamo ormai agli ultimi 5 minuti della prima azione di gioco. Ma sì, effettivamente sono alcuni minuti nel quale il Cassano ha perso un po' di lucidità in attacco. La difesa rimane buona, ma l'attacco ha perso un po' di lucidità. Devo dire anche Brixen, però, perché non ha approfittato, ha avuto diverse occasioni per andare dal meno 2 al pareggio, ma anche per Brixen c'è stata poca lucidità, quindi il risultato rimane di 12-10 quando ormai mancano pochi minuti al termine di questa prima frazione di gioco. 4 minuti e 22 secondi per l'esattezza. Sì, dicevamo, le ragazze Cassano hanno interpretato almeno questa partita, buon attacco, buona la difesa, forse è mancata quel biccio di cattiveria, fare un po' più di distacco quando il Brixen ha passato quei 2-3 momenti un po' più difficoltosi, si poteva tentare di allungare maggiormente, però abbiamo anche di fronte le campionesse d'Italia, quindi
è normale che la squadra tottesina possa reagire e rimanere in carreggiata pur nelle difficoltà. Si riparte, tanto si mettono d'accordo, ragazzi, cambiano posto. Si rimette, torna con lo schieramento originale, solo numero 22 al posto di Pietro sul terzino destro, vale a dire Nelly Habiker. Buon giro di palla, continua a tentare Natovic, di far muovere. Finta, scarica, la palla arriva all'ala. Osteria. Che litiga un po', poi alla fine ruba palla Zanellini. Raccoglie il contropiede. Va Gloria. Però un po' disturbata, non riesce a dare forza e Lukin riesce a gestire in due tempi. Riparte ancora Brix, entra in mezzo alla sirena. Palla Vegni che realizza. Un contropiede del Cassano si trasforma in una sorta di seconda fase veloce per il Brixen, con la che si conclude con il passaggio al pivot che si gira e, seppur disturbato, va a segnare la rete numero 11, quindi sola lunghezza di distanza verso la fine del primo tempo, per cui opportunità di Brixen di chiudere così, azzerando completamente il lavoro del Cassano nel primo tempo, o addirittura, chissà, magari mettendo la testa avanti. Non nulla c'è di fallo, fatto. Tentativo di passaggio non facile. Attenzione perché riparte Brixen. C'è spazio, ma bella la difesa di Lisa Ponti che recupera quel bucone che c'era lì in mezzo. In realtà poi chiuso anche da Gloria e da Cobianchi. Brava Zanellini a tornare in posizione. Poi però si fa brava superare. Babbo, ma poi brava si mette una pezza Nila, restando sul primo palo. Probabilmente Babbo ha tirato lì pensando che Nila potesse anticipare la parata, ma non è andata così. Bravissima poi Lisa Ponti sul rovesciamento di fronte. Bello quella finta di tiro e poi cambio di direzione a infilarsi dentro e poi indovinare anche un bel tiro piazzato bene, non forte, ma veramente piazzato bene, che supera il portiere del Brixen. 13-11, mancano 2 minuti al termine del primo tempo. Put prova uno contro uno, viene neutralizzato il suo tiro ancora da Bertolino, ma c'è anche fallo. Era Sornione quel tiro lì, perché non si vedeva, ha infilato il braccio nel fianco di Gloria. Brava Nila, distinto con il piede. Rimane in attacco con quel Brixen. Babbo si accentra. Put si alza dai 9 metri. Bello. E trova l'angolino. Gran rete di Ligia, sì. Put. Gran bella rete, tiro dai 9 metri in elevazione che va nella 7 preciso. Ancora Lisa, forza la difesa. È 9 metri però. Un minuto e 20 secondi al termine, 13-12 punteggio. Cassano che attacca, che cerca di mantenere comunque il vantaggio. Rientrata Ferrazzi nel frattempo. Anche Cobianchi. Che stanno con noi lo starting seven in questa ultima fase del primo tempo in campo. Cobianchi uno contro uno, scarica per ci prova Ponti. Ah, non no, ce la fa. C'è Ponti e poi si Barboso rispetto al primo set, quindi non è esattamente lo starting seven. Chiama schema proprio Ponti, attenzione perché è passivo Ferrazzi. Uno tira, prova a sorprendere Lukin. Si annulla un palo laterale, quindi con parata di Lukin comunque si abbassa la chiamata del passivo. Il passivo, 35 secondi alla sirena, potrà tentare di stare in attacco fino alla fine Cassano. Sarebbe l'ideale per Cassano comunque, perché Cobianchi, Zanellini. Zanellini si fa rubare la palla da Muratovic, attenzione al contropiede, guarda per Vegni, guarda che succede. 13 pari, finisce il primo tempo e siamo a 13 pari. 10 secondi per tentare di andare in vantaggio di uno. Arriva, sì, la mette dentro di sinistro Gloria Montoli. Brava Gloria Caparbia. Gloria oggi sta lottando su tutti i palloni, quindi sicuramente gli aveva dato atto di essere molto coraggiosa. Tanto va a richiamare le proprie giocatrici e l'allenatore della Brixen, che stavano interloquendo con l'arbitro in maniera animata, e si va all'intervallo. Sì, buon Cassano, Brixen ancora qualche
problema di amalgama, però sopperisce con l'esperienza e la tecnica individuale delle giocatrici. Quindi partita praticamente in parità, noi ci prendiamo qualche minuto di pausa come le ragazze in campo e ci vediamo fra poco. Ciao! Ciao.
Eccoci qua, pronti a raccontarvi il secondo tempo della anticipo della quinta giornata per quanto riguarda la Serie 1 femminile, che vede il Cassano Magnago posto alla Brixen. Primo tempo che si è chiuso con le padrone di casa sul più 1, sul 14-13, dopo aver avuto anche un vantaggio di più 4 nelle primissime fasi. Brixen però, squadra arcigna, esperta, ancora evidenti difficoltà essendo un roster molto variato, quindi ancora un po' di rodaggio per le ragazze di Nursing, però alla fine l'esperienza e la qualità tecnica fa in modo che siano rimaste aggrappate al risultato. Ora vediamo se il Cassano riuscirà ad allungare nuovamente in questo secondo tempo. E intanto Cassano che manovra, suggerimento per Gozzi, Bianca, ancora Cobianchi. Bianca al centro, prova a superare ma la agguanta. Ottimo lavoro di Vegni. Riparte il Cassano. Bianca che... Attenzione passivo. Quasi rubata poi Cobianchi. Peccato. Tutto molto bello. Però... Credo che abbia spizzicato il palo. Scheggia il palo. Spiazzato Lukin, ma la palla non entra. Di Pietro. Ancora Vegni che sta cominciando a mettere in difficoltà la difesa del Cassano. Difesa in area. Sicuramente un buon finale di primo tempo e da questa prima azione un ottimo avvio di secondo tempo per Violetta Vegni, pivot della squadra altoatesina. Primo rigore per le ospiti e se ne incarica Giada Babbo. Oh! Lo neutralizza Bertolino, poi riesce anche a evitare la respinta. Brava Nila che riceve gli applausi di chi è qui al TAC a guardare la partita. Viene spinta ma nulla di che, palla che rimane in attacco Cassano. Intanto è entrata a destra Giulia Milan. Sì, a sinistra mi sembra sempre Gozzi, quindi è uscita Zanellini, esce fuori Montoli. Anche lei un ottimo nel primo tempo. Brava Cobianchi. Cobianchi, un tiro un po' sporcato, alla fine beffa Lucchin, si insacca l'MLM. 15-13 punteggio, va ancora più due Cassano, però è già qui Brixen e va con la numero, la vediamo adesso, te lo dico, numero 13. Con la put numero 20. Numero 20. Subito replica Brixen, 15-14, punto a punto. Intanto abbiamo visto l'andamento del primo tempo da queste prime fasi, sembra essere anche per il secondo tempo, vediamo se poi una delle due squadre riuscirà ad allungare in maniera netta sulle altre o dovremo vivere a cardiopalma fino all'ultimo secondo. Bella parata di Lucchin, attenzione al contropiede per Babbo. Ottimo grande pallone di Giada Babbo, ne aveva tre ma è riuscita lo stesso a prendere palle, a servire ancora Vegni. Pareggio che arrivava a rimorchio. Pareggio. In parità. È di nuovo pareggio per la seconda volta in questa partita. Era già successo un attimo prima del termine del primo tempo. Lungo inseguimento del Brixen che non è mai stato in vantaggio, abbiamo controllato prima per Cassano anche un più 4. Ecco Gloria che esce, riceve. Adesso Bianca prova, era dentro. Bianca, abbiamo capito perché ha cercato. È andata con un'idea, ha fatto quello, nonostante nel frattempo si fosse praticamente spalancata la porta verso la... Sì, c'è da dire che si è trovata con la palla sul braccio sinistro. Sì, era comunque girata. Magari ha preferito scaricare. Ma lei sa fare questo cambio di mano. Bianchi, eccola che va. Attenzione, tira però, c'è sì. Tiro del 7 metri, per tempo il tiro disturbato di Cobianchi è finito sul volto di Lucchin, però per fortuna gli è stata smorzata anche la forza, quindi nessuna conseguenza grave per Francesca. E va proprio Giulia Milan. Eh sì, sarà lei questa volta a incaricarsi. Traversa non e questa è sfortuna. Cioè non è possibile. Prima ha preso la palla sul volto, seppur smorzata, adesso di rimbalzo sul volto gol, cioè più sfortunata di così non si può. Va bene, gli siamo vicini, intanto però va a segnare subito Muratović.
Bisogna stare attenti alle ripartenze del Brisbane, perché hanno già realizzato 5 serieti in questo modo. Oh, non aggancia Sofia. Aveva fatto bene Bianca con una giravolta a tirarsi addosso la difesa del Brixen, poi però la palla non viene agganciata. Muratovic, che bello, che bello, in sospensione, finta il passaggio e poi carica il tiro. Primo vantaggio Brixen, lo segnaliamo al 35esimo del primo del secondo tempo. Per la prima volta Brixen mette la testa avanti. Ora Cassano si trova per la prima volta sotto Brixen, seppur di uno, e dunque vediamo la reazione delle ragazze Amaranto. Ferrazzi cerca l'uno contro uno, Barbosu si accentra, trova il varco, ma para Lukin, che si vendica della sfortuna precedente, si rifà. Questa è una parata che in un momento importante, sì, secondo me, perché è un punto di svolta del match. Sì, che ha messo, sì, la testa avanti, ed ora la palla del più due potrebbe in qualche modo, vediamo, insomma, dipende la reazione. Tanto Cassano vedo una panchina decisamente più lunga. Sì, sono in 13 a referto le ospiti. Pietro, la palla put ancora di Pietro. Muratovic ancora, vediamo, al piede in area, sì, tiro in sospeso lievo. Cassano che può attaccare, tenta di fare tutto da sola, non riesce, forse è disturbata, ma gli arbitri danno il vantaggio perché comunque è arrivata alla conclusione in maniera sufficientemente pulita. Questo a giudizio degli arbitri. Sono accelerazioni che in realtà favoriscono il Brixen, perché subito si ritrova nella metà campo del Cassano. Put, che forse non si accorge che aveva un trastrada davanti, preferisce scaricare sul Di Pietro, poi perde l'abbrivio. Riprende il gioco dall'altra tesina. Muratovic, ancora Put, potete centrare. Palla che torna a Muratovic, cerca lo scavalcamento su Montoli, ma la ferma con le buone e con le cattive. Montoli tiene duro, tanto è bagnato a terra, per cui Muratovic chiede di asciugare il campo onde evitare, termini tecnici, lo scarligamento. Che se ta scarliga poi ta sgrabelli mai. Esattamente, giù, questo non so quanti la capiranno, però insomma, meglio non scivolare, esatto, onde evitare abrasioni. Eccoci qua, quasi tutto pronto per cominciare. L'arbitro ha già il braccio alzato, il fischietto sta per partire. Ok, si riparte. 7 minuti passati già di questo secondo tempo. Brixer che ha messo la testa avanti da fuori. Mamma mia, che tirone! Put si alza dai 9 metri e va a indovinare un tiro veramente preciso, tanto Bianca non perde palla. Attenzione perché c'è un parziale di 3-0 per Brixen, che si è portata sul più 2. Deve reagire la squadra di Onelli. Un ribaltamento importante anche da un punto di vista psicologico. Adesso vediamo, le ragazze della Cassano reagiranno. Tanto Bianca per Gozzi, ancora arriva Ferrazzi di nuovo, buono il passaggio per Gozzi che va ma non inquadra la porta. Pallonetto a superare Lucchi, ma si stampa sulla traversa. Riparte Brixen, attenzione con Muratovic che va al gol, ma c'era il fischio arbitrale precedente, quindi si riprenderà con un 9 metri. Tra l'altro ha eseguito un bellissimo tiro, sì, con il braccio largo. Angolo molto chiuso, però era il classico passi su fallo, quindi si riprende con 9 metri, già battuto con Brixen che cerca il più 3. Senza fretta, non spingono più di tanto. Cambiano di Pietro e Put, arriva già da Babbo a raddoppiare, però viene fermata ancora una volta, 9 metri. Si riparte. Muratovic scarica ancora per Vegni, ma c'è invasione di area. Fortuna per Cassano, ma vabbè, la palla non era finita alle spalle del portiere. Ad ogni modo Gozzi viene fermata a 9 metri. Tenta la seconda fase il Cassano, ma non trova varco. E sì, vista la fase un po' down delle sue ragazze, Onelli chiama il suo secondo time out, il primo nella ripresa.
Brixen ha alzato i toni, Cassano non, per il momento non è riuscito a porre rimedio, parziale decisamente a favore di Brixen che non solo recupera la rete di svantaggio ma addirittura si porta sopra di due reti, quindi giustamente come notava Luca poco fa il parziale di 3-0 a favore di Brixen. Dunque giusta probabilmente la chiamata da parte di Onelli del time out per ragionare insieme alle ragazze su come porre rimedio e tornare ad avere magari vantaggio, ricordiamo massimo vantaggio più 4 prima per Cassano. E abbiamo un parziale comunque di 5-2 nella ripresa in questi primi 9 minuti, quindi sicuramente un campanello d'allarme per Onelli che ha preferito non indugiare oltre e cercare di rimettere le sue ragazze sul giusto binario. Vediamo se c'è riuscito in questi brevissimi 60 secondi. Vediamo, intanto 60 secondi possono essere più che sufficienti per resettare l'approccio e ritornare all'approccio, resettandolo all'approccio precedente, che in realtà già era stato ben adottato in campo. Intanto Sofia Ferrazzi con la palla si avvicina, riceve Bianca, ritorna a Cobianchi che però viene fermata. Abbiamo visto la difesa di Brixen completamente separati in due, in tre di qua e in tre di là, sì. Ma non si è riusciti a trovare il varco al centro. Non si riesce più a trovare varco. Stanno facendo ottimo lavoro sulla portatrice di palla. Passivo intanto. Barboso uno contro uno. Cobianchi arriva sui 6 metri, ma ancora una volta Lukin interviene, non c'è fallo. Quindi tra la difesa che comunque l'hanno portata molto esterno, li porta fuori. E Lukin che effettivamente ha alzato anche lei il livello, intanto Muratovic inventa e ha alzato un gol il livello sotto... anche Muratovic ha alzato sì. Perché diciamo che sono venute fuori poi anche i talenti probabilmente e le capacità delle singole che in questo caso hanno messo a disposizione della squadra del Brixen, e così è, tant'è che 16-19 ora conduce più 3 Brixen nei confronti di Cassano. Sono 7 le reti per Muratovic fino a questo momento, sicuramente di cui 3 solo in questo primo scorcio del secondo tempo. Sicuramente sta facendo la differenza. Bello, bellissimo. E torna alla rete anche Cassano finalmente dopo qualche minuto. Bella conclusione che ha mandato al tiro Gozzi dall'ala sinistra con una semipallonetto a superare questa volta. Non poteva far nulla Lukin. Bella bella la giocata tra Barbosu e Gozzi. Intanto le ragazze del Cassano che chiamano una asciugatura del campo perché è bagnato proprio nella zona dove devono difendere, dunque prontamente si interviene. Intanto ricordiamo il punteggio 17-19, scusate, è sbagliato il punteggio in sovrimpressione, 17-19, quindi più 2 per Brixen. Mancano 20 minuti. Il buon Davide si era abituato che segnava solo Brixen negli ultimi minuti, quindi anche la rete di Gozzi aveva messo il pilota automatico ma ha dovuto rivedere la situazione. Va bene, tanto le operazioni di asciugatura sono terminate, dunque viene restituito anche il time out per Ponti che si sta scaldando, quindi probabilmente ci sarà il cambio come nel primo tempo con Ponti buttate nella mischia. Vediamo, tanto sono passati 10 minuti da ripresa, Brixen sicuramente più in palla in questo secondo parziale di gioco, poi adesso recupera palla la difesa, può partire Montoli in contropiede, sta per essere recuperata ma riesce ad arrivare alla conclusione. Brava Montoli a tenere il suo ritmo, a presentarsi davanti al portiere senza farsi in qualche modo così distrarre. Bella la parata di Nila. Di Pietro dai 6 metri, Nila para. Sembrava non arrivare più Montoli, campo infinito, gli Ebengi. Sì. E invece è andata... In qualche modo è eluso il ritorno della giocatrice avversaria. Esatto, è trovato esatto, la coordinazione. Esatto. Cassano che ora ha la palla del pari. Sarebbe importante insaccare questo possesso palla. Riceve adesso Sofia. La difesa non interviene. Bella ma parata. Tiro parato da Lukin. Attenzione al contropiede. E qui si cercava uno sfondo. Non viene
concesso, anzi c'è un fallo di Cobianchi su, no, su tra l'altro, tra l'altro Cobianchi si è proprio sacrificata perché era chiaramente uno sfondo intanto credo pieno. Che sulle proteste per questa fischiata l'indicazione del commissario di gara che richiama gli arbitri, cartellino giallo per la panchina nella persona di Massimo Petazzi, però da referto viene segnalato alla panchina. Si riprende a giocare intanto. Combinato il cartellino giallo alla panchina del Cassano, Brixen riprende a giocare con Muratovic. Attenzione, il Cassano era, è tornato a 5-1 con dentro Boggi centravanti, quindi prova a non dare riferimenti. Bellissimo. Però pivot ancora una volta completamente solo. Ma in 5-1 bisogna stare attenti, pivot era da solo, Muratovic l'ha vista e passaggio no look ma preciso nelle mani del pivot del Brixen che realizza 18-20, ancora già più un paio di volte che il pivot viene completamente dimenticato dalla nostra difesa, non ci si possono permettere questi errori. Vuole un pelino più d'attenzione. Bello, non va, dice che non va. Sì, la palla non entra, però c'è un'ulteriore lamentazione da parte della panchina, tanto viene segnalato un'invasione ancora di Begni. Sì, sicuramente la palla non era entrata, però lamentavano un fallo a questo punto su Cobianchi, perché sicuramente non aveva tirato libera e pulita. Va bene, nulla di fatto, quindi si riprende 18-20, Cassano che deve a tutti i costi segnare per riagguantare insomma Brixen. Ferrazzi tenta un tiro incrociato, non trova la porta, però c'è anche un 9 metri perché è stata disturbata al momento del tiro. Si riprende. Gozzi prova e ce la fa. Sì. In qualche modo la palla supera adesso Lukin, però che l'aveva toccata anche in questa occasione. Wow, quanto spazio. Però butta via questo tiro. Gli lascia il primo palo Bertolino, prova a chiudere Ilber, ma la palla finisce sul fondo. Cassano questa che accorcia. È una buona situazione perché 19-20, Cassano che attacca, possibilità di ristabilire la parità. Vediamo se riusciranno a approfittare. Tanto è Bianca al centro che dirige i lavori. Cambio di posto con Sofia Ferrazzi che arriva al centro, viene chiuso il braccio, quindi non riesce nemmeno a minacciare il tiro. 9 metri comunque. Gloria gira palla con Broggi che adesso gioca terzino destro. Palla di ritorno per Montoli, grande assist di Barbosu. Genius per Gloria. 20 pari. Muratovic e vuole troppo questa volta, voleva risolvere ma trova Nila. Sì, due paratoni di Nila consecutive hanno permesso a Cassano di riagguantare la parità ed ora hanno addirittura la palla per rimettere la testa avanti. Bella partita, ha recuperato, ha reagito, quindi quei 60 secondi sono andati a buon fine. Sì. Poi sta facendo anche turnover aggressivo Nelly, perché ogni attacco praticamente cambia uno dei tre terzini. Ancora Lukin su una bella penetrazione di Cobianchi. Di Pietro parte opposta, ma trova la posizione di Broggi in maniera pulita secondo l'arbitro. Diciamo che sono abbastanza permissivi questa, perché una volta che vai al tiro non ti concedono il pallone di ritorno per battere. Brava Michela, stavolta Michela si libera bene dal centro, rimette la testa avanti Cassano, ma la difesa deve posizionarsi e fare il proprio dovere adesso. Sì, le difese si sono un po' allargate rispetto al primo tempo, abbiamo qualche marcatura in più, qualche gol in più in prospettiva rispetto al 14-13 della prima azione di gioco. E comunque fa dei passaggi al pivot Muratovic, che sono incredibili. Muratovic ha un bel polso, soprattutto
seppur arrivata da poche settimane, l'intesa quantomeno con Vegni, devo dire, sicuramente già ad altissimo livello. Almeno 5 assi abbiamo contato per il pivot al Totesino. Va bene, si riprende ancora Cassano che attacca, 21-21, mancano 13 minuti abbondanti al termine del match. No, ma ancora una volta è dentro, però va Gozzi, quindi va bene lo stesso. Conclude Gozzi, ancora una volta Barboso si libera sola sui 7, scarica la palla, questa volta la palla sul destro, quindi non c'era neanche quella difficoltà di dover cambiare mano. Angolo morto, palla per Ilberma, ci mette ancora una volta la manona Nila Bertolino, questa volta il tiro era sul secondo palo ma lo neutralizza il nostro numero 92. Bene, bene Cassano che può così tentare di allungare ulteriormente, tanto 5-1 per il Brixen con Babbo al centro a rovinare il giro di palla del Cassano. Tenta un doppio appoggio Barboso ma tira un po' mezzo altezza, quindi riesce in qualche modo Lukin a neutralizzarlo, poi sulla respinta è Brixen ad averla meglio, quindi può riportarsi in avanti. Sarà un finale concitato, credo, nessuna delle due squadre mi sembra riuscire a prevalere sulle altre, quindi dovremo lottare e soffrire anche noi fino al termine. Brava Bianca a spingere il trussone, è un bel trussone perché nel momento proprio della ricezione del pallone 9 metri, tanto sì, ora è una fase sicuramente positiva per il Cassano e quindi questa volta è Uber Nossing a fermare tutto e parlare con le sue ragazze per 60 secondi. Comunque fino a qua partita davvero piacevole. Sì, interessante, poi il fatto che le due squadre sono ancora lì praticamente a una rete di distacco, quindi non c'è stato un break decisivo. Ci ha provato il Cassano più un tempo con più 4, ma ovviamente squadra esperta e ossa come Brixen ha riaperto il tutto e poi da lì c'è stato praticamente un equilibrio quasi assoluto con le due squadre che si sono alternate mettendo testa avanti, ma sempre uno o due reti di vantaggio per parte, quindi sarà da soffrire fino all'ultimo per capire chi porterà a casa i due punti o se addirittura ci sarà una spartizione della posta. Esattamente, intanto siamo ormai già prossimi a tornare in campo, anzi Brixen si sta già presentando in campo, tanto ultime indicazioni anche per le ragazze con la maglia amaranto che si vanno a posizionare in difesa. Nila, vediamo, potrebbe esserci un cambio tattico perché vediamo già da Babbo in posizione centrale e Muratovic all'area, quindi Babbo centrale, lo devi, Muratovic all'area sinistra, mi sembra un po' difficile, probabilmente è solo una partenza per uno schema che poi vedrà, vediamo, le ragazze mescolarsi meglio. Invece per il Cassano diciamo confermata la 5-1 con Eva in posizione di centravanti. Vediamo intanto Abiker è entrata a posto di Pietro in questa fase, attenzione. Bello, perché proprio Muratovic invece mi ha smentito. E Muratovic secondo me ma può, me tirare, ne colga perché può tirare da dove vuole, esatto. A questo punto ce l'ha testé dimostrato che non è in prima di posizione ma è tutta la differenza di braccio. Quando è il braccio buono non c'è posizione del campo che ti è preclusa. No, 22-22, ancora una volta pareggio e attacco di Brixen, dunque si preannunciano 11 minuti di battaglia a meno che una delle due formazioni non perda il focus. E intanto un bello scarico di Babbo per ancora Muratovic, percentuale altissima. Percentuale al tiro altissimo, sta mettendo in difficoltà la difesa del Cassano. Muratovic in quella posizione, bisognerà registrare subito le marcature e nel frattempo anche cercare di segnare quando si è in attacco. Eva Broggi, Broggi che adesso è impiegata al ruolo di pivot, quindi riposo qualche istante per Gloria. Ponti ha cercato di scaricare subito sul braccio sull'uscita di Iber, ma gli ha preso bene il tempo il capitano al Totesino. Ripreso il gioco Cobianchi, forse un palleggio di troppo, però si guadagna un tiro del 7 metri.
Brava Michela, si guadagna un tiro dai 7 metri, mancano 10 minuti, possibilità di 23-23. Dunque partita e combattuta. Sarà la stessa con Bianchi che si ripropone. E va a realizzare. Tiro preciso sulla destra, alla sinistra del portiere. 23 pari, 9 e mezzo al termine. Di nuovo Brixen che deve ricostruire. Vediamo un po', tanto Babbo. Buona la difesa. Si chiudono gli spazi, deve ritornare dal centro. Babbo, finta il tiro, poi scarica sulla destra, ma c'è anche il fallo di Eva. Attenzione. Muratovic incrocia. Se arriva in velocità poi diventa difficile. 23-24. 9 minuti al termine. Ed è da un po' che sono si va avanti così. Sono 10 gol per Esma Muratovic, montenegrina, insomma, del Brixen. Bell'acquisto, direi. Tanto Cassano che si organizza. Bianca. Lisa Ponti. Tiro dai 7 però. Difesa in area. Forse non sul tiro di Ponti, ma prima sul... È un fischio, è arrivato in ritardo a questo punto. Sì, ha dato il vantaggio in questo caso. Poi Michela Cobianchi va a realizzare con freddezza. 24-24. C'era difesa in area su Barboso in precedenza. I minuti passano, ma la solfa è sempre quella. Parità più uno, parità. Appunto, che dicevi Girella o Nutella? No. Un remember di un'antica era un refrain di quando eravamo giovani. Oh, ancora, incredibile. Anche in pallonetto, quindi sì, ma la sta mostrando la tutto il repertorio. Sì, bravo, la quantità di soluzioni che ha sono veramente infinite. Muratovic era la sua 11ª rete, di cui 7 nel secondo tempo. Si era un po' nascosta nel primo tempo, ma ora veramente sta mostrando tutto il catalogo del suo, abbiamo scoperto, ampio repertorio, perché in tutte le posizioni, con varie soluzioni di tiro, secco, forte, pallonetto, scarichi, senza dimenticarci almeno 4 assist per Vegni, sì, per trasformati in gol o rigore, quindi sicuramente un apporto positivo. Sta Cassano a cercare di contenerla. Zanellini, poco spazio, ma incredibile, bravissima Zanellini. Va a infilare questa rete fondamentale. 25 pari, 7 minuti al termine. E siamo sempre lì. Babbo sempre posizione centrale. Passi di Put che cercava un pivot, non l'ha trovato subito, quindi è ritornata a terra con la palla ancora in mano. Riconsegna il possesso agli Amaranto, che devono approfittarne. Ponti, Barboso. Fa una finta in cui inganna anche il nostro cameraman, il buon Davide. È stata talmente brava a fare la finta che è riuscita a disorientare. Attenzione, anche c'è una marcatura uomo su Barboso, un po' sì, più fissa, però, proprio fissa, però si butta via la palla. Riesce in qualche modo a disturbare, poi la stessa Babbo si propone in contropiede e già da Babbo qua non perdona. Non perdona, 25-26, Cassano che attacca. Possibilità del pareggio, tanto passano i minuti, 6 minuti al termine. Stiamo entrando in quella fase in cui ogni pallone inizia a diventare pesante. Sì, fa la differenza, ogni gol fa la differenza. Inizia già ad aumentare, non sono più i 400 grammi, ma inizia già 500, 550. Comincia a pesucchiare un po' di più. Sì. Gozzi. Interviene la difesa, ma anche in maniera fallosa su Montoli. È stato un anticipo, poi fallo su Gloria, palla per Gloria. Gozzi, che realizza ancora un Bagozzi. Semipallonetto. Brava Giulia. Tanto Babbo, una serie di arriva Putta, rimorchio, attenzione. Bene la difesa. Brava Giulia. Riesce a recuperare. Fa la ora finta, un aiuto. Cambia con Cobianchi. Buona la difesa e soprattutto scampa il pericolo Cassano ed ora la palla per riportarsi avanti, vediamo se riuscirà a insaccare. 5-1 intanto per
Brixen, al termine un po' di 5-1, 5-1. 5 minuti al termine. Diciamo che già da Babbo gioca a centravanti, poi a volte va più profonda su una giocatrice in particolare attenzionata, Barbosu. E i minuti cominciano a scarseggiare, 4 minuti e mezzo. Oh, bello, mamma! No. Difesa un po' distratta, servita benissimo Montoli che si gira, ma palla passa di pochi centimetri lato del palo. Lucchini non sembrava poterci arrivare, ma nulla di fatto. Beh, passaggio peccato, veramente inventato, sì. Bravissimo. Brava anche Gloria a prendere quella palla perché era inaspettata. Poi però la conclusione non è stata felice. E dunque 26 pari. Continuano qua 4 minuti. Risalita a terzino. Ultime battute di gioco. Totale parità, guarda dove gliela butta la palla della serie. Vattela a prendere tu. E così aveva fatto poi. Babbo. Libera, ma neutralizza. No, non c'è stato tocco di Bertolino. Non c'è stato palo. Tocco del portiere. Palo, per cui palla al Cassano. Pizzico di fortuna per Bertolino, sembrava avesse toccato lei, invece parata assegnata al palo. 3 minuti e mezzo, sempre meno, parità. Mi stavo notando che a parte quei 2 minuti del Bischio nella prima fase non ci sono state altre sanzioni, quindi partita anche corretta. Quindi ancora sì, più sì. Piacevole in questa considerazione. Gozzi per via centrali. Gli toglie l'appoggio, nel dubbio dice... Se non sei appoggiato a terra sicuramente non ti puoi muovere. Ancora incrocia con Barbosu, bello, scarico no, per Montoli che questa ancora. Volta non riesce a agganciare la palla, peccato. Un'altra buona azione del Cassano. E va Brixen subito. Ferma Babbo, si organizza, arriva. Parità guarda, assoluta, 3 minuti scarsi. Bella ruba palla recuperata. Poi va a cercare un fallo, lo trova, ma non c'è sanzione, quindi nulla di fatto. 2 minuti e 30 al termine. Ha cercato di provocare un 2 minuti nell'avversario, ma è tocco durissima. C'è stato, ma l'arbitro fa segno di continuare, basta così. È durissima. Attenzione a Babbo che quei palloni li ruba. Fare molta attenzione, Eva. Oh, beh, anche lì c'è un fallo. Bello deciso, viene fermata più quelle che cattive che con le buone. Poi Montoli in questa fase sembra un fuscello in balia del vento, sembrava la cuccagna. Broggi finta tiro di appoggio, poi bello, va in penetrazione, brava Eva. Attenzione, Babbo è già di qua, si ferma però, preferisce organizzare. 27-26, Muratovic, sfondamento lo prende Gozzi, brava, che è una delle più brave in questa, sì. È brava soprattutto, coraggiosa, perché sta lì a prendersi le mazzate, delle gran saccagnate. Però questa è una palla importante, questa sì che pesa almeno un chiletto, sì. E mezzo, perché più uno, possesso del possibile più due a 1:15 dalla sirena. Sarebbe una grossa ipoteca. Broggi subisce fallo da parte di Babbo. Si lamenta per l'irruenza. Vabbè, in questo minuto ci sarà ancora più irruenza. Probabilmente. Ancora Broggi, viene murata. Attenzione, recupera palla, contropiede per Brixen che arriva con Ilbner. Oh! Ma paratona di Nila. Cosa fa Nila? Questa vale tutta la partita. 45 questa parata, termine, sì. Questa parata potrebbe aver deciso come va a finire questo se match. Arrivano punti 1-2 è tutto merito di questa parata di Nila. Questa 36 parata. Secondi al termine, time out, sì, da parte di Onelli. Sì. Questa parata potrebbe aver deciso le sorti del match. Staremo a vedere, mancano ancora 30 secondi, per cui sì, adesso chiaramente non si potrà giocare all'infinito perché ci sarà una chiamata di passivo, quindi bisognerà arrivare alla conclusione. Se la conclusione avrà effetto positivo sarà vittoria, se no altrimenti possesso palla del Brixen con vedremo quanti secondi a disposizione per impattare. Possiamo dire che nella nostra lunga carriera di
cronisti negli ultimi 30 secondi delle partite. Può succedere di tutto. Abbiamo visto di tutto, quindi chiaramente nulla si può dire fino a quando. Citando il noto film, ho visto cose che voi esseri umani. Sì. Va bene, stiamo a vedere. Vediamo come gestirà questo possesso palla. Ricordiamo 36 secondi alla triplice fischio finale. Beh, sicuramente a Cassano farebbe bene questa vittoria con una squadra titolata e blasonata come Brixen, quindi... Parliamo sempre delle campionesse in carica, quindi, assolutamente, ripeto, sì. Rimaneggiato molto il russo, ha cambiato tante giocatrici quest'estate. Riprende il gioco con Bianchi. Fondamentale mantenere il possesso di palla senza fretta. Bianchi prova ad attaccare, cerca una compagna libera, recupera palla Putt, poi brava, l'avevamo detto che abbiamo visto cose. Segna Muratovic, ultima palla per Broggi. E cosa riesce a fare Brixen? Brave, incredibile, ci hanno creduto fino in fondo, alzano la difesa, mettono in difficoltà Cassano che in due occasioni perde palla e quindi Brixen si porta a casa la partita. 27 a 28 per Brixen, chiaramente Cassano amareggiato perché aveva la vittoria in pugno e questa sarebbe stata sicuramente una vittoria estremamente importante per il morale, non che non lo sia perché comunque la prestazione è stata di tutto rilievo, però è evidente che insomma sì, l'abbiamo detto parecchie volte nella partita, Brixen aveva dalla sua la maggiore esperienza, magari non ancora l'amalgama, essendo solo alle prime partite in questa stagione in cui abbiamo detto hanno cambiato tanto, però il livello di esperienza delle singole giocatrici ha fatto la differenza con questi due ultimi palloni recuperati e poi trasformati in quelle due reti negli ultimi 36 secondi che li dividevano dal fischio finale, e questo ha fatto sì che Brixen ha portato a casa la posta piena. Amaro in bocca per il Cassano, rimane la buona prestazione, però i punti in classifica sono 3 e 3 rimangono, e quindi due, e quindi c'è un grosso rammarico, ripeto, rimane una buona prestazione, ma bisogna essere più incisive nelle ultime fasi di gioco e non perdere questi due palloni così in maniera sanguinosa. Bene, ringraziamo ovviamente tutta la crew, quindi Davide Bianchi, Davide Milan rispettivamente alla regia e alla telecamera, e Luca e Cristiano vi salutano con il consueto buona pallamano a tutti. Ciao.